Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di un gioco che è uscito da un bel po' di tempo e che però mi sono poi accorto di non aver mai fatto il video. Infatti Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy è una versione stand alone e da giocare in single player di Battle Operation 2. Infatti c'è la possibilità di connettersi e appunto avere anche il gioco free to play di Battle Operation 2, e mi è venuta appunto voglia di rigiocarci perché sul PlayStation Stars hanno messo come bonus digitale le statuette, diciamo, che puoi avere facendo determinate azioni, un Gundam giocando a Battle Operation 2, che però effettivamente non mi garba più di tanto, nonostante sia molto valido, perché è completamente da giocare online. Ed è una di quelle cose che non mi gusta. Avessero messo, chiamiamolo, un single player con anche la possibilità del multiplayer, tipo Megaton Musashi Cross, sarei stato molto più contento. Però il nostro aiuto appunto viene Code Fairy, che è a pagamento, quindi puoi comprare il pack con tutti e tre gli episodi o comprarli man mano singolarmente. Naturalmente è più conveniente prendere il pack, è tra l'altro cross buy PS4-PS5, questa è la versione per PS5, e come già succede per Battle Operation 2, che appunto condivide più o meno gli stessi schemi dei comandi, di funzioni e il motore grafico, non ha l'italiano, al massimo possiamo giocare in inglese. La cosa carina di questo titolo, e mi sono ricordato perché non avevo fatto il video, perché appunto la PlayStation, all'epoca la PlayStation 4 e adesso la PlayStation 5, non permettono appunto di registrare i filmati, non solo delle sequenze in stile anime, che appunto sono l'intro del gioco, ma anche del gameplay in sé mentre stai combattendo. E questo effettivamente pone fine a questo video. Però voglio dire un paio di cose. Effettivamente il gioco è molto valido se vi piacciono i simulatori, perché sia la risposta del fuoco, delle varie armi, ma anche il movimento, è tutto molto lento, pesante, dà la sensazione di guidare un robottone gigante e non, per dire, come appunto Megaton Musashi, Zone of the Enders o altri giochi di Gundam in cui appunto sembra di guidare una cosa soprannaturale che attacca a una velocità incredibile senza mai fermarsi. Qui addirittura i colpi delle armi corpo a corpo hanno un tempo di ripresa, quindi a parte alcune armi che hanno degli attacchi un minimo concatenati, le armi, soprattutto quelle pesanti, ci mettono un bel po' a ricaricare i colpi, o meglio a ridarti la possibilità di attaccare, quindi non è che gli vai sotto e lo affetti, a differenza appunto di tipo i Gundam Booster o comunque anche i Gundam Breaker, che sono titoli action. Questo è un simulatore. È molto interessante il fatto anche che sia appunto una storia originale fatta dal punto di vista di Zion, quando ancora nel primo anno, appunto nello 0079, Zion era fortemente sulla Terra e stava cercando di conquistarla. È un combattimento appunto a terra con versioni prototipo, quindi Mobile Suit Variation, non lo so mai pronunciare, che sono molto interessanti, tipo questo Woof, questo Zaku Woof che è particolare. Ci sono appunto tanti mezzi davvero davvero fighi per chi ama la serie originale, perché sono appunto delle variazioni del classico per renderli un pochettino più intriganti, anche perché sennò c'erano solo Zaku e il Gundam e basta, l'unico,
poi c'erano i GM più avanti, però effettivamente è un titolo che in molti hanno sottovalutato, o meglio in molti hanno preferito il Battle Operation 2, che è gratuito e che ha sicuramente una lista di mezzi molto più variegata, però appunto non ha una storia, sono solamente missioni a squadre, non mi gasa. Questo invece è carino perché appunto ci mette nei panni di un plotone di Zion, tra l'altro un plotone completamente femminile, che anche loro ci scherzano sopra, che gli hanno dato questo nome delle Fairy per prenderle in giro, perché è l'unico plotone di donne di tutto l'esercito di Zion, e che però appunto devono testare questi nuovi mobile suit. E è molto molto carino perché ti fa comunque anche vedere uno spaccato diverso della guerra di un anno. Tra l'altro è interessante appunto che, essendo personaggi femminili, fatti probabilmente anche per attirare un po' di più il pubblico di otaku maschietti giapponesi, è comunque più leggero nei toni, non è quel militare serio che invece c'è in altri giochi di Gundam o in quelli che riprendono le storie originali. E per questo devo dire che è molto molto intrigante. Perciò, se non l'avete mai considerato, dategli un'opportunità, perché a differenza appunto di quello free to play, questo è un gioco con una storia, con dei personaggi. Da un punto di vista tecnico non brilla, perché appunto è una versione migliorata, o meglio modificata, del Battle Operation 2, e usa uno strano cel shading per i personaggi 3D quando ci sono tipo i briefing, che è un po' spigoloso, cioè molto grezzo, mentre invece i mezzi sono davvero ben fatti. La versione PS5 non è un grande upgrade in confronto a quella PS4, però insomma i dettagli si notano, è, come dicevo, molto bello proprio la simulazione, anche i razzi come si accendono, il peso che ti fa sentire. Il DualSense non viene utilizzato al meglio perché poteva dare molto più ritorno di forza sui grilletti, però comunque, ripeto, a comandarlo dà un senso diverso da quello di altri giochi di Gundam, come appunto gran parte di quelli che sono arrivati in Occidente sono i Musou, oppure quelli arcade che presentano appunto degli scontri molto picchia picchia. Questo invece è un po' come i primi che c'erano su PlayStation 2 e PlayStation 3, davvero simulativo, in cui anche i colpi sono pochi, c'è il tempo di ricarica, le armi hanno un loro peso, una loro sensazione, diciamo, mentre le usi. Quindi mi spiace che non si possa far vedere il gameplay, dovrei registrarlo da PC, ma appunto mi si abbassa un po' la qualità perché il mio PC non riesce ad andare proprio al meglio, e poi avrei dei ritardi nell'audio mentre parlo, quindi dovrei montarlo a parte, diventa un casino. Mi fa comunque piacere averlo rispolverato, e perché no, adesso ci giochicchio un po', perché dopo aver provato il disastroso gioco di Goldrake ho voglia di giochi sui robottoni fatti bene. Quindi questo Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy è consigliato. Io almeno lo consiglio perché è un titolo molto sottovalutato e invece secondo me riesce ad essere molto più valido di altri giochi del genere, anche perché appunto dai tempi della PlayStation 3 che non escono giochi in single player simulativi su Gundam, si va tutto sull'action. L'ultimo, l'SD Gundam Alliance, è appunto con i personaggi super deformed, con un po' di gacha per trovare appunto i pezzi dei mobile suit extra e così via. È tutta un'altra sensazione. Questo per i nostalgici appunto è secondo me un ottimo titolo da provare. Quindi se non lo conoscevate, se l'avete
skippato, in realtà dategli un'opportunità. Detto ciò, quindi, vi ringrazio per avermi seguito in questo video gameplay dove il gameplay non si vede, però mi sono divertito a giocarci, quindi pad alla mano è comunque molto piacevole da giocare. Detto ciò, appunto, io vi saluto, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento se volete dire la vostra, e perciò direi che qui è tutto e vi aspetto al prossimo video.